Buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi. Do subito la parola al magnifico rettore che inaugura, diciamo, questa giornata che spero che sia, credo che sarà molto utile a tutti. Grazie. Benvenuti. Io sono convinto che sarà utile perché ricordavo prima al collega che non ha bisogno, secondo me, di presentazione perché è responsabile di ANVUR, è autorevolissimo al riguardo, ma ricordavo la mia esperienza di qualche anno fa. Qualche anno fa il nostro collegio di docenti, quello di odontoiatria, nel 2000 circa 10-9, disse: ma perché non facciamo le site visit? Perché non proviamo a valutarci ed essere valutati tra i vari corsi di laurea in odontoiatria? Lo istituimmo in maniera del tutto amichevole, ma con delle regole copiate da quello che era il modello di valutazione anglosassone. Iniziamo queste visite, fummo noi a Varese visitati e io feci il commissario per altre visite e fu un'esperienza molto molto positiva. Positiva perché era un confronto, non era uno scontro. Era un confronto come sono sicuramente le visite che ci saranno dal 14 al 18 ottobre da noi, un confronto di idee, un confronto di metodi, un confronto di saperi, ma soprattutto esperienze diverse. Io ebbi modo in quell'occasione di vedere cosa facevano i colleghi di altre università per il corso di laurea e allo stesso tempo loro, quando vennero da me, videro cosa facevamo noi. Questo forse ci ha portato l'anno scorso a essere il numero uno al Censis come corso di laurea in odontoiatria, perché abbiamo permeato le esperienze di altri, non ci siamo chiusi nel nostro presunto sapere, ma ci siamo aperti proprio all'esperienza degli altri colleghi. Questo deve essere lo spirito, per cui oggi molto cordialmente c'è il massimo esperto di ANVUR qua da noi e lo ringrazio di essere qui con noi. È stato accolto in maniera amichevole e lui ha dimostrato amicizia nei nostri confronti già da tempo. Questo perché bisogna incarnare questo spirito, cioè lo spirito della collaborazione per la crescita tutti assieme per il miglioramento. Da anni, quando andavo a Roma per il collegio dei docenti come referente, vedevamo il professor Miccoli che ci spiegava cosa sarebbe successo. Alcuni colleghi più anziani erano un pochino recalcitranti, più giovani meno, ma poi piano piano abbiamo capito che era un aiuto che ci stavano dando. Un aiuto perché ci portavano verso una nuova dimensione. Questo l'abbiamo recepito e spero che l'Ateneo abbia questa sensibilità di non vedere questa visita come un momento ispettivo, ma di vedere questa visita come un momento di crescita, di confronto. Quindi mi rivolgo anche, oltre che ai colleghi, agli amministrativi, ai tecnici, anche agli studenti. È un momento di crescita, di confronto per vedere se le nostre realtà sono realtà che funzionano, ma sono sicuramente migliorabili, per chiedere anche, per esporci, non avere paura di dire cosa c'è che non va, perché ciò che non va è meglio saperlo per poi sistemarlo. E quindi è proprio da questo confronto sereno che deve essere interpretata la visita, e poi non è che finisce lì, dopo sarà un confronto continuo, quindi è un sistema che comunque continuerà a produrre qualità, è un sistema in itinere, per cui non dobbiamo focalizzarci. Per me la visita è un momento, è come un test, no? Ma è un test in cui poi non mi fermo, continuerò a crescere, a fare test durante tutto il percorso accademico. E questo è quello che noi dobbiamo fare e dobbiamo pensare. Per cui non voglio adesso rubarvi altro tempo e ringrazio ancora e do la parola all'autorevole collega che ci intratterrà sul sistema universitario di autovalutazione per arrivare all'accreditamento. Grazie.
Dovete perdonarmi, ma ho bruciato un intervento alla professoressa Braccale, quindi è giusto che io rimedi. Dici due parole, grazie. Grazie. Giusto due parole per dire che io mi occupo di questi aspetti dell'autovalutazione da parecchio tempo, come dicevo prima, fin dai tempi del progetto Campus One a cui l'Ateneo ha aderito. Quindi posso dire con certezza che è concreto effettivamente l'impegno di questo Ateneo nell'implementazione dei processi di assicurazione della qualità e che li usa per realizzare quelli che sono i suoi obiettivi, obiettivi che ha individuato e che ha dichiarato anche nei documenti programmatici. Il presidio di cui faccio parte ha sempre lavorato e lavorerà molto in questo senso e il motivo è perché ci crede. Crede che diciamo, non sia sufficiente un'adesione formale a quanto l'ANVUR ci chiede, ma crede che i processi di assicurazione della qualità debbano diventare un fil rouge che ci segue e ci orienta nella vita di tutti i giorni. Anche il nucleo rappresenta una leva in questo senso e devo dire che appunto il lavoro del presidio e del nucleo è sempre stato improntato a un reciproco dialogo che ha portato dei grossi miglioramenti. Devo anche dire però che se il nucleo e il presidio sono delle leve importanti, la vera forza propulsiva viene da voi. Viene dal lavoro di tutti quanti e voglio appunto ringraziarvi perché credo che stiate facendo tutti un lavoro eccezionale, un lavoro che riflette sempre una maggiore consapevolezza dell'importanza di questi processi. Quindi colgo l'occasione per veramente ringraziare i direttori di dipartimenti, i presidenti dei CDS, il presidente della scuola di medicina, tutti i docenti e tutte le commissioni che lavorano a vari livelli. Voglio ringraziare il personale tecnico amministrativo e voglio ringraziare soprattutto gli studenti. Perché gli studenti? Perché sono il cuore di ogni Ateneo e anche il cuore del nostro Ateneo. E lo sono secondo me per due motivi. Prima di tutto perché sono i principali fruitori del processo che ogni Ateneo sa mettere in atto di creazione e di trasmissione del sapere e della conoscenza. E seconda cosa perché sono importanti in quanto ci indicano la strada da intraprendere con il loro entusiasmo, con la loro voglia, con la loro capacità di saperci indicare il futuro. Noi siamo un Ateneo piccolo, siamo un Ateneo giovane, abbiamo delle peculiarità come per esempio quella di essere dislocati su Varese e su Como, ma siamo soprattutto una comunità di persone coesa che mira a lavorare in una stessa direzione. Il prossimo passo che ci attende, lo sappiamo tutti, è un passo importante che sarà quello appunto che ci vedrà coinvolti in un dialogo con le CEV a ottobre e io credo che in questi mesi che ci separano da questo appuntamento noi dobbiamo lavorare per raccontare quello che è la nostra peculiarità attraverso i corsi di studio e i dipartimenti che verranno scelti e per farlo con i modi e il linguaggio che ANVUR ci ha abituato ormai a usare, che sappiamo usare, ma che oggi il dottor Ancaiani ci illustrerà in maggiore dettaglio. Lascio quindi la parola, questa volta veramente, al dottor Ancaiani. Grazie. Sì, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto mi scuso per la voce, purtroppo un leggero raffreddore, ma spero che sia chiaro quello che dirò. Ringrazio innanzitutto il magnifico rettore e il presidio della qualità per questo invito e vi porto anche i saluti del presidente dell'ANVUR, il professor Miccoli. È molto importante per noi dell'ANVUR essere presenti in queste occasioni, perché da un lato ci permette, vabbè, di conoscere delle belle città, di conoscere la realtà delle istituzioni universitarie che si avviano all'accreditamento periodico, ma soprattutto ci permette di sottolineare come il percorso verso l'accreditamento periodico sia e debba essere un percorso condiviso, che vede l'ANVUR a fianco delle istituzioni universitarie al fine di supportarle nel percorso verso il miglioramento della qualità delle attività di didattica, di ricerca e l'impatto che tali attività hanno nei territori in cui le università insistono. Allora, io adesso ho una presentazione che in totale dura circa un'ora, divisa in due parti. Nella prima parte, una parte più generale, di introduzione, anche sottolineare anche qual è il contesto di riferimento in cui si collocano le procedure di accreditamento. E una seconda parte invece più specifica sulla visita di accreditamento periodico, cioè quali saranno i tempi, le fasi, gli strumenti, come si svolgerà la visita, che si svolgerà appunto, come dicevamo prima, a metà di ottobre di quest'anno. L'idea è quella di lasciare ampio spazio alle vostre esigenze, alle vostre richieste di chiarimento. Io sono qui per questo, per rispondere per quanto possibile a tutte le vostre richieste di chiarimento, ma anche successivamente la struttura dell'ANVUR è a disposizione delle università. Qualunque domanda non vi venisse in mente adesso, ma vi venisse in mente in seguito, magari attraverso il canale del presidio della qualità, la nostra struttura è sempre a disposizione per rispondere. E ringrazio tutti i presenti, perché vedo molto numerosi, sia quelli qui sia quelli collegati in videoconferenza dalla sede di Como. Veramente una partecipazione straordinaria che non sempre avviene. Quindi mi avvio al podio per la presentazione. Sì, mi sentite bene? Allora sì, ecco, iniziamo subito con il contesto di riferimento. I sistemi di assicurazione della qualità, i sistemi di accreditamento iniziale e periodico nascono già da tempo. Il processo di Bologna, cioè il processo di costruzione dell'area europea dell'istruzione superiore, European Higher Education Area, nel 1999 alcuni ministri dell'istruzione superiore si vedono e sottoscrivono un accordo per facilitare mobilità tra le istituzioni di istruzione superiore, supportare lo sviluppo degli studenti e offrire ampio accesso a un'istruzione superiore di qualità, basata su principi democratici e sulla libertà di espressione e di insegnamento. Uno dei pilastri fondamentali della costruzione dello spazio europeo dell'educazione superiore è quello dell'assicurazione di qualità. Quello che vedete qui riportato è la definizione che trovate nella linea guida dell'ANVUR. Allora, bisogna dire che i diversi sistemi di educazione europei sono caratterizzati da forte eterogeneità tra di loro. Sistemi diversi per cornici normative, tradizioni culturali, ma anche all'interno degli stessi sistemi convivono istituzioni universitarie molto diverse tra loro. Il nostro sistema di istruzione superiore ne è un esempio, perché abbiamo circa 100 istituzioni universitarie, 97 per la precisione, università statali, non statali, telematiche, scuole superiori ad ordinamento speciale, poi per non parlare di tutto il comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che vede una normativa in evoluzione, il cui titoli di studio sono equiparati a quelli universitari, ma la cui normativa è in evoluzione e sta transitando verso sistemi di questo tipo. Ecco, queste differenze già nelle linee guida, nei documenti europei, questa che vedete è una traduzione letterale, sono considerate un bene prezioso, quindi un punto di forza. Questo per dire che i sistemi di assicurazione della qualità non sono un tentativo di omologazione, cioè di rendere tutto uguale, ma all'interno di sistemi eterogenei garantire e sviluppare degli strumenti che garantiscano standard minimi comuni di qualità, cioè un mutuo riconoscimento tra le diverse istituzioni, tra i diversi titoli di studio. Quindi
Gli strumenti a disposizione per questo scopo sono innanzitutto le standard europei comuni per l'assicurazione della qualità interna ed esterna. Nel 2005 a Bergen e nell'ambito della European Air Education Area venne sottoscritto un accordo sulle prime European Standard Guidelines for Quality Assurance. E da qui si sviluppano tutti i sistemi di assicurazione della qualità. Linee guida che poi vengono riviste nel 2015 a Yerevan. A Yerevan vengono sottoscritte da, se non sbaglio, 49 ministri dell'educazione superiore di diversi paesi europei, ma anche oltre l'area europea. Cioè quest'area si diffonde anche al di là dell'Unione Europea. E poi, vabbè, gli altri strumenti sono strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, il diploma supplement. E CTS sta per European Credit Transfer System, il sistema di crediti, quello a cui ormai credo tutti siamo abituati, o European Qualification Framework, quello che da noi è il sistema di educazione basato su più cicli, quindi un primo ciclo, una laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, eccetera. E dal 2008 l'istituzione del registro europeo delle agenzie di valutazione che rispettano gli standard europei. Ora, le linee guida europee per la quality assurance si basano su tre punti fondamentali. Il primo punto è l'adozione di ciascuna istituzione universitaria di strumenti per l'assicurazione interna della qualità, cioè la prima A di AVA, l'autovalutazione. Questo sta alla base di tutto. Il secondo step è la verifica esterna. Quindi ci deve essere un'agenzia indipendente che fa la verifica esterna di questi sistemi di assicurazione della qualità, cioè le visite in loco. Il terzo punto è il riconoscimento europeo del sistema di accreditamento di assicurazione della qualità sviluppato, ovvero l'accreditamento delle agenzie che si occupano della verifica esterna. Questo terzo step sta in fase di compimento, nel senso che anche l'ANVUR a novembre del 2018 ha ricevuto una visita di accreditamento, quindi abbiamo anche noi avuto la nostra dose di ansia e un panel di esperti europei è venuto, ha visitato l'ANVUR, ci ha intervistato, si è letto tutta la documentazione, ha intervistato oltre circa 50 tra rettori delle università, presidenti dei presidi, studenti che nei presidi, nei nuclei di valutazione, nelle commissioni paritetiche, direttori di dipartimento, presidenti di corsi di studio. E diciamo a fine febbraio abbiamo avuto la relazione preliminare da parte dell'ANQA che dice che sostanzialmente il nostro sistema è compliant con le linee guida europee. Questo cosa permetterà? Permetterà da un lato, sì, l'ANVUR sarà full member dello European Network for Quality Assurance, cioè il network che racchiude tutte le agenzie di valutazione e di verifica esterna dell'assicurazione di qualità, ma la cosa fondamentale è che i titoli ottenuti dagli studenti in un qualsiasi corso di studi accreditato con questo sistema avrà un accreditamento che andrà oltre i confini nazionali, quindi faciliterà la spendibilità del titolo a livello europeo e anche internazionale. Faciliterà la possibilità per le università di sviluppare accordi, la mobilità dei docenti sia in entrata che in uscita. Entro maggio avremo il responso del board dell'ANQA che speriamo sia positivo. Scusate. L'assicurazione della qualità. In Italia arriviamo al 2010 con la legge 240, l'articolo 5 della legge 240, quindi con un po' di ritardo rispetto, no? Abbiamo detto linee guida 2005 a Bergen. L'articolo 5 della legge 240 istituisce il sistema di accreditamento iniziale e periodico, quindi introduce il sistema di assicurazione della qualità nel nostro paese. In rosso vedete la frase estratta dalla legge. Quindi un sistema che deve essere in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione superiore dei paesi aderenti all'area europea dell'istruzione superiore. Quindi è una legge dello Stato votata dal Parlamento italiano che dice che dobbiamo sviluppare un sistema di assicurazione della qualità in accordo con le European Standard Guidelines. Poi questo, l'ANVUR tra l'altro viene anche dopo, perché la prima riunione dell'ANVUR è del maggio 2011. Il primo consiglio direttivo si riunisce a maggio 2011 e in obbedienza alla legge, anche convintamente, istituisce un primo sistema di assicurazione della qualità. Le prime linee guida vengono emanate nel 2013, le prime visite di accreditamento periodico cominciano alla fine del 2014. Novembre 2014 vengono visitate sulla base di autocandidature le università dell'Aquila e di Perugia. Scusate.
Dopo già, alla fine del 2015, dopo circa più di 26-27 visite di accreditamento periodico, l'Anvur decide di fare già un primo, come dire, un primo tagliando, un primo riesame, per utilizzare un termine consueto, no? Quindi fa quello che chiede di fare alle università e ai corsi di studio lo applica internamente, anche perché, come vi dicevo, nel 2015 poi escono le nuove linee guida europee di Yerevan e quindi decide di modificare leggermente le linee guida anche per, come dire, ovviare ad alcune inconvenienti, alcune frizioni, alcune criticità emerse dalle prime visite di accreditamento periodico. Allora, la cosa importante, ecco, nelle prime linee guida, nel primo impatto, c'era la percezione appunto di un appesantimento burocratico, di un approccio adempimentale. Ecco, questo, come diceva prima il magnifico rettore, è assolutamente da evitare. Questo sistema funziona se si traduce in un modello organizzativo. Se viene visto come un appesantimento burocratico, un riempire carte solo perché lo dice l'Anvur, perché all'Anvur lo dicono le linee guida europee, non serve a niente, anzi forse anche è inutile, è dannoso, anche perché sono processi che consumano, che richiedono tempo e risorse. Ecco, quali sono gli obiettivi di questo sistema? Come dicevo all'inizio, innanzitutto fornire supporto e strumenti a tutte le istituzioni universitarie al fine del miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e di conseguenza l'impatto che tali attività hanno nei territori, come dicevo prima. Quindi l'Anvur si pone come uno strumento al servizio degli Atenei. Questo è molto importante. Poi parlavamo prima di eterogeneità, no? Quindi, come dicevo, università che oltre che per dimensioni sono molto diverse tra loro, università che offrono solo due corsi di studio insieme a università che ne offrono 250, università che insistono su territori molto diversi, discipline molto diverse tra loro. Quindi un altro degli obiettivi è quello di assicurare che tutte le istituzioni che rilasciano titoli legalmente riconosciuti lo facciano con degli standard minimi di qualità, a garanzia degli studenti iscritti che conseguono titoli in queste diverse istituzioni, in questi diversi corsi di studio. Un altro obiettivo è quello di informare tutti i portatori di interesse, tutti gli studenti, le loro famiglie, il governo, il mondo del lavoro, della cultura, eccetera, che informare legittimando quindi in tal modo da parte degli Atenei l'esercizio di un'autonomia responsabile e anche magari orientando le scelte degli studenti al fine di abbattere le asimmetrie informative. Chiaramente queste finalità poi possono riguardare diversi vertici di questo triangolo, ovvero il supporto è sì per le istituzioni di istruzione superiore, ma anche per la società, per il governo. L'assicurazione della qualità riguarda un po' tutti, ecco, anche il livello di informazione riguarda anche tutti i vertici di questo triangolo. Formalmente l'accreditamento è il procedimento con cui una parte terza, quindi in questo caso l'Anvur, che è un'agenzia indipendente, ecco, l'importanza nelle linee guida viene sottolineato l'importanza che l'agenzia che si occupa della verifica esterna dell'assicurazione della qualità lo faccia, sia un'agenzia indipendente, cioè indipendente dall'istituzione universitaria valutata e il governo. Allora l'Anvur, l'agenzia, si chiama Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, ma almeno in questa attività non fa un'attività di valutazione direttamente. Ma l'attività di valutazione vera e propria viene affidata a delle commissioni di esperti, che sono studenti, docenti, lo vedremo meglio più avanti, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo delle università, ovvero lo strumento è quello della revisione tra pari. Proprio per questo dicevo che questo sistema si nutre della condivisione. Più è ampio, più è accettato e più funziona. Quindi la visita di accreditamento periodico non deve essere vista come un'intrusione, ma come diceva prima anche il vostro rettore, come un supporto al processo di crescita. Chiaramente i criteri che l'Anvur produce sono elaborati in coerenza con le linee guida europee. Formalmente poi è il Ministero che emana un decreto di accreditamento conformemente al parere dell'Anvur. Allora, quali sono i requisiti di assicurazione della qualità? Queste che vedete proiettate qui sono i 10 punti delle linee guida europee. Ah, ecco, le linee guida europee, se le scaricate, se le leggete, sono un documento molto esile, proprio perché per far fronte all'eterogeneità e alle differenze nei diversi sistemi di educazione superiore, si limita a dare dei concetti generali, dei principi,
che poi ciascuna agenzia, ciascun paese deve, diciamo, ritagliare e, sulla base delle peculiarità del proprio sistema. I punti sono questi 10, non di più, quindi politica di assicurazione della qualità, progettazione e approvazione dei corsi di studio e così via, fino ad arrivare in fondo, vedete, all'assicurazione esterna ciclica della qualità. Cioè ci deve essere una forma di verifica continua. Quindi dicevo, le università devono essere in grado di esercitare un'autonomia responsabile autovalutandosi, nel senso interrogandosi sulle proprie attività, quindi dandosi degli obiettivi, sia per l'attività di didattica, per la ricerca e per la terza missione, mettere in campo delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi e avere un sistema di monitoraggio per capire a quale punto sono nel raggiungimento degli obiettivi. Quindi alla fine è molto semplice, ecco, se vogliamo. Come è stato tradotto? Se vedete l'ultimo decreto ministeriale, il DM6 del 2019, c'è stata anche un'evoluzione normativa piuttosto complessa, siamo dai primi decreti del 2013 al DM987 del 2016 e adesso il DM6 del 2019. Il sistema dei requisiti più o meno però in queste mutazioni, queste innovazioni normative più o meno è rimasto lo stesso. Cioè abbiamo, soprattutto dal DM987 al DM6 del 2019, quattro requisiti fondamentali, li vedremo adesso un po' nel dettaglio più avanti. Questi requisiti poi, presi dal decreto 6 2019, sono stati tradotti in 11 indicatori, a loro volta suddivisi in 34 punti di attenzione, a loro volta i punti di attenzione sono divisi in aspetti da considerare. Ecco, qui c'è un elemento di flessibilità del sistema di assicurazione della qualità. Se vedrete, poi ne vedremo un esempio. I punti di attenzione sono divisi in aspetti da considerare. Sta alla sensibilità degli esperti, delle commissioni di esperti, poi pesare i diversi aspetti da considerare, siccome poi la valutazione è a livello di punto di attenzione. Quindi sta alla sensibilità degli esperti pesare i diversi aspetti da considerare a seconda dell'oggetto che stanno valutando, ovvero un corso di laurea in ingegneria gestionale è molto diverso da un corso di laurea in filosofia. Quindi rispetto agli obiettivi formativi che autonomamente gli atenei, i dipartimenti, i corsi di studio si danno, gli aspetti da considerare possono essere pesati in maniera diversa. Faccio un esempio. Un corso di studi che tra i propri obiettivi formativi si pone quello di essere aperto alla dimensione internazionale. In quel caso chiaramente gli aspetti, gli indicatori di internazionalizzazione, il livello degli scambi con l'estero è un punto che va, come dire, valutato con più attenzione rispetto magari ad un corso di studio che invece tra i propri obiettivi formativi si pone quello di formare delle figure professionali per il mercato locale del lavoro. Sono due corsi che autonomamente hanno deciso di avere obiettivi formativi diversi e quindi vanno valutati in maniera diversa, ovvero il contesto in cui opera il corso di studio, l'ateneo e il dipartimento pesa in questo modo. Questo, non spaventatevi, ma questa è la rappresentazione dei requisiti. Nella prima colonna vedete i quattro requisiti, l'R1, l'R2, l'R3 e l'R4, ma magari rivedremo di cosa trattano, suddivisi in indicatore e in punti di attenzione. In tratteggiati, grazie, vedete i punti di attenzione che riguardano i corsi di studio a distanza, gli atenei telematici, che sono quindi, vedete, dei requisiti aggiuntivi rispetto a quelli per i corsi di studio, gli atenei convenzionali, che riguardano la particolare modalità di erogazione della didattica. In verde quelli che riguardano, diciamo, più principalmente la sede, in rosso quelli che riguardano i corsi di studio, in blu quelli che riguardano i dipartimenti, cioè l'attività di ricerca dei dipartimenti. Più in dettaglio, il requisito R1 è quello che riguarda il sistema di assicurazione della qualità di cui l'Ateneo si è dotato, quindi la visione strategica e le politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca. Divisi nei tre indicatori che vedete qui, quindi riguarda il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo, come è disegnato, come è progettato. Il requisito R2 invece riguarda il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità, ovvero l'Ateneo si è dato degli obiettivi, li ha dichiarati, li ha espressi, li ha condivisi, ma come li mette in pratica? Quindi qui gli attori principali sono
il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità, quindi presidio della qualità, nucleo di valutazione, commissione paritetica docenti-studenti, come funzionano i flussi di informazione e il sistema di autovalutazione dei corsi di studio. E quindi il requisito R3 invece va a vedere i corsi di studio, cioè il sistema di assicurazione della qualità applicato laddove l'attività di didattica viene effettivamente erogato. Quindi, diciamo, a volte ci si riferisce ai corsi di studio come la periferia, in effetti è il centro dell'ateneo per quanto riguarda l'erogazione dell'attività della didattica, e quindi cala i requisiti precedenti all'interno dei corsi di studio. E riguarda quindi la progettazione delle attività formative, il fatto che il corso di studio promuova una didattica centrata sullo studente, lo vedremo magari più avanti, le linee guida di Yerevan del 2015 come innovazione fondamentale vedono proprio questo, la centralità dello studente, il coinvolgimento degli studenti nei processi decisionali. Il requisito R4 invece riguarda più specificatamente l'attività di ricerca e di terza missione, ma non valuta in questo esercizio, non si valuta la qualità della ricerca prodotta. Quello c'è un altro esercizio apposito, si chiama VQR, valutazione della qualità della ricerca. In questo caso si va a vedere il sistema di assicurazione di qualità applicato all'attività di didattica e di ricerca, ovvero la capacità dell'ateneo, che è il requisito R4A, e dei dipartimenti, requisito R4B, indicatore anzi R4B, la capacità quindi, dicevo, dell'ateneo e dei dipartimenti di darsi degli obiettivi sulla ricerca e sulla terza missione, mettere in campo delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi e avere un sistema di monitoraggio per capire qual è il raggiungimento, il grado di raggiungimento dei propri obiettivi e eventualmente mettere in campo delle attività volte a modificare, no? Le retroazioni. Questo è un esempio. Allora, nelle linee guida che sono pubbliche sul nostro sito troverete uno degli allegati, è un file Excel in cui tutti i requisiti, indicatori, aspetti da considerare sono illustrati. Quindi, come vedete, ad esempio, se vediamo l'indicatore, il punto di attenzione è R1A1, che è la qualità della ricerca, della didattica, della politica e nelle strategie d'Ateneo, vedete che gli aspetti da considerare sono molti. Quindi queste sono le domande alle quali le commissioni di esperti della valutazione, con il vostro contributo, devono cercare, alle quali devono cercare di dare una risposta. Questo è un altro esempio, è l'R3A, quindi il requisito che riguarda I corsi di studio. Vedete, per esempio, il punto di attenzione R3A1 riguarda la progettazione del corso di studio e la consultazione iniziale delle parti interessate. Se leggete i punti di attenzione riguardano appunto questo momento, cioè nel senso qui si va a capire se nel corso di studi è stato progettato in coerenza con quello che richiede il mercato del lavoro, il mercato della... dipende poi anche qui molto dal tipo di corso di studi. Se è un corso di studio che diciamo si ha come obiettivo quello di formare figure pronte subito per il mercato del lavoro, oppure persone in grado di continuare gli studi e magari di proseguire gli studi nella laurea magistrale o negli altri cicli di formazione. Quindi anche qui gli aspetti da considerare chiaramente devono essere visti in relazione sempre e in coerenza con gli obiettivi di formativi che il corso di studio autonomamente si è posto. Ma quali sono gli strumenti a supporto della valutazione? Allora, stiamo parlando di una valutazione che fondamentalmente è una valutazione che riguarda i processi con cui le università mettono in campo le proprie attività. Ma se vedete, l'ANVUR già da un paio d'anni ha messo a disposizione degli Atenei e di tutti i corsi di studio un set di indicatori quantitativi ai fini dell'autovalutazione, cioè attraverso questo set di indicatori quantitativi. Vedete, questa è la scheda di monitoraggio annuale, no? Non so se avete avuto modo di vederla, è aggiornata trimestralmente, ci sono delle informazioni sul corso di studi, delle statistiche rilevanti, numero di iscritti, immatricolati, eccetera, per ciascun corso di studi, e poi un set di 29 indicatori. Allora, per ciascun indicatore c'è un codice, la descrizione, è fornito sulla base di un trend almeno triennale. Ci sono dei dettagli, quindi c'è il numeratore, il denominatore e il valore dell'indicatore rispetto ad alcuni parametri di riferimento, che sono la media
dei corsi di studio della stessa classe, se presenti nell'Ateneo, la media dei corsi di studio della stessa classe nell'area geografica di riferimento e a livello nazionale. Ora, questi sono dei riferimenti fissi. E tra l'altro, ecco, 29 indicatori sono anche tanti per descrivere un corso di studio, non sono necessari tutti e 29, ma è importante che il corso di studi stessi si concentri su quegli indicatori che ritiene siano utili a descrivere il grado di raggiungimento dei propri obiettivi formativi. L'esempio di prima, un corso di studi che si pone come obiettivo quello di essere aperto all'internazionalizzazione, chiaramente dovrà concentrarsi, credo sia opportuno che si concentri sui gli indicatori che riguardano il livello di internazionalizzazione. E diciamo così, non viene in questo caso, come dicevo prima, questo set di indicatori sono uno strumento, un ulteriore strumento a disposizione degli Atenei nell'autovalutazione. Quindi non viene, come dire, nei processi di accreditamento, non si va a vedere il valore degli indicatori, ma più che altro l'utilizzo autonomo e responsabile che il corso di studi, l'Ateneo, il Dipartimento ha fatto del sistema di indicatori, ovvero sono uno strumento che può essere utile a rilevare eventuali aree di miglioramento, eventuali criticità che poi il corso di studi stessi ha l'obbligo di prendere in carico, capire se sono effettivamente criticità reali e magari porvi rimedio con delle attività volte a attività correttive, magari volte al raggiungimento degli obiettivi. Da quest'anno è a disposizione anche un accesso con accessi limitati, perché è in fase, come dire, in fase sperimentale, un sistema un po' più avanzato, nel senso gli stessi indicatori vengono messi a disposizione del nucleo di valutazione, del presidio della qualità e del referente statistico di Ateneo, un cruscotto gestionale in cui gli stessi indicatori sono riportati, ma c'è la possibilità di, attraverso dei filtri di interrogazione, di selezionare autonomamente il corso di studi o l'insieme di corsi di studio da utilizzare come parametro di riferimento. Ciò vuol dire che ciascun corso di studi è in grado di fissare autonomamente la propria asticella. Dire un esempio: se il corso di studi di ingegneria meccanica di Messina vuole confrontarsi con il corso di studi dello stesso corso di studi del Politecnico di Torino o del Politecnico di Milano, in questo modo può farlo. E quindi è uno strumento aggiuntivo che serve all'esercizio di un'autonomia responsabile da parte delle università. Ma veniamo all'ultima parte della prima metà, diciamo, della presentazione. Quali sono i protagonisti dell'assicurazione della qualità interna degli Atenei? Prima di tutti, il presidio della qualità. Ora, il presidio della qualità svolge una funzione fondamentale nei sistemi di assicurazione interna della qualità. Innanzitutto deve essere, a mio avviso, espressione diretta della governance di Ateneo, perché il presidio della qualità è l'Ateneo. Il compito è quello di implementare, supervisionare tutto il sistema di assicurazione della qualità, monitorarne gli esiti e monitorare che tutti gli attori all'interno dell'Ateneo, corsi di studio e dipartimenti, adottino le linee guida che il presidio stesso dà. Quindi organizza e verifica, assicura il flusso informativo per il nucleo di valutazione e per l'ANVUR, realizza il monitoraggio degli indicatori e cura tutta la diffusione degli esiti verso i corsi di studio, nucleo di valutazione e ANVUR. E è quella poi l'organo, la funzione che produce poi il rapporto di sintesi che vedremo dopo, che è una sorta di prospetto di autovalutazione che poi servirà in occasione della visita, in preparazione alla visita di accreditamento periodico. Altro organo, questo il nucleo di valutazione è un organo di Ateneo istituito dalla legge 240 del 2010, lo promuove, diciamo, organo da statutario, diciamo così, di Ateneo, la cui composizione deve essere in prevalenza esterna. Quindi è il nucleo di valutazione, un po' è il compito di valutazione del sistema di assicurazione della qualità di cui l'Ateneo si è dotato, per prossimità con l'istituzione stessa, è un po', come dire, il valutatore a bordo campo, è quello che è il primo punto in cui si rilevano eventuali aree di miglioramento all'interno del sistema di assicurazione della qualità. Quindi è importante che interagisca con gli organi di Ateneo, con il presidio della qualità, con la governance. Lo fa attraverso una relazione annuale, che poi è una relazione annuale che viene inviata anche all'ANVUR, appunto
agli organi di governo dell'Ateneo e al MIUR, quindi è, come dire, un interlocutore privilegiato per l'ANVUR, e poi vedremo più avanti anche ha una funzione importante nel follow up delle visite di accreditamento, quello che dovrà relazionare sul superamento di eventuali raccomandazioni, condizioni, eccetera. Da ultimo il ruolo degli studenti, dicevamo, nelle linee guida 2015 a Yerevan viene promossa, diciamo, la centralità del ruolo dello studente nelle istituzioni universitarie. Quindi ciascuna istituzione universitaria deve premunirsi di raccogliere, che gli studenti siano coinvolti nei processi decisionali, quindi raccogliere le istanze, mettere in campo delle attività volte al superamento delle criticità segnalate dagli studenti. Uno degli strumenti fondamentali è la commissione paritetica docenti-studenti, che è istituita a livello di ciascun dipartimento o struttura di raccordo, poi chiaramente ogni università si struttura in modo autonomo secondo le proprie caratteristiche, cioè voglio dire, neanche nelle linee guida ANVUR non esiste un modello unico che vada bene per tutti. Anche le linee guida ANVUR, sì, rispetto alle linee guida europee sono più in parte anche più dettagliate, più prescrittive, ma chiaramente ciascuna università deve organizzarsi, deve organizzare il proprio modello organizzativo in funzione delle proprie caratteristiche. Ma ecco, la commissione paritetica docenti e studenti è il primo punto, perché ha una compiti di valutazione delle attività didattiche svolte nei corsi di studio, quindi è il primo momento dove si raccolgono effettivamente le istanze degli studenti, che vanno riportate a livelli decisionali, e deve appunto e rispetto alle istanze degli studenti occorre farvi fronte e mettere in campo delle attività volte al superamento della criticità. Un altro aspetto che riguarda appunto il raccoglimento delle istanze degli studenti e la centralità dello studente è la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti. È un obbligo per gli Atenei, quindi un momento molto importante, non è a mio avviso una forma di valutazione dei docenti, ma è uno strumento, anche questo, fondamentale per rilevare eventuali criticità, che poi devono essere analizzate, prese in carico, bisogna capire se sono criticità reali, e in caso siano criticità reali devono essere, bisogna farvi fronte, quindi è importante che la rilevazione delle opinioni degli studenti venga fatta, che gli esiti vengano analizzati, che le analisi a livello di dettaglio vengono messe, sufficientemente dettagliate, vengono messe a disposizione di chi ha il compito di intervenire. Direttori di dipartimento, coordinatori dei corsi di studio, presidio della qualità, eccetera, e commissione paritetica docenti e studenti. Ecco, qui termina la prima parte della presentazione, entriamo invece nella parte che riguarda più direttamente le visite, la visita di accreditamento periodico, come si svolgerà la visita. Non so se vogliamo già raccogliere delle domande su questa prima parte, così magari io faccio una pausa, se c'è qualche domanda già da adesso su questa prima parte, se ne vado avanti. Va benissimo. Veniamo quindi alla parte che riguarda la visita di accreditamento periodico. Allora, ripeto, forse un mantra, lo ripeterò, sarò eccessivo, ma l'ANVUR si pone come uno strumento al servizio degli Atenei nel processo di miglioramento della qualità e delle attività didattiche e ricerca. La visita in loco, quindi è il momento della verifica esterna del sistema di assicurazione della qualità di cui l'Ateneo si è dotato, è il momento centrale. Come avviene? Avviene con la metodologia, come dicevamo prima, della revisione tra pari. Quindi una commissione di esperti della valutazione, studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo di altri Atenei, verrà qui, starà qui una settimana e cercherà insieme a voi di supportarvi, aiutarvi a identificare quelle che sono le aree di miglioramento. La commissione di esperti della valutazione, una volta nominata, valuta in maniera collegiale, quindi tutte le decisioni sono prese collegialmente dagli esperti e in maniera assolutamente autonoma. Come vedremo, l'ANVUR non interviene nel processo di valutazione se non a valle di questo. E chi sono gli esperti? Dicevamo, non vengono da altri pianeti, ma sono docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, si dividono in questi ruoli. Ci sono esperti di sistema, ovvero docenti o personale tecnico-amministrativo degli Atenei, che hanno delle particolari conoscenze e competenze nell'ambito dei sistemi di assicurazione della qualità. Esperti disciplinari, che hanno compiti di valutazione dei corsi di studio e dei dipartimenti scelti in occasione della visita,
il cui settore scientifico disciplinare di afferenza dovrà essere di base, o ancor meglio caratterizzante, il corso di studi che sono chiamati a valutare. Come dicevo prima, la commissione è composta anche da studenti che partecipano insieme agli altri componenti della commissione a pieno titolo, quindi con pari, assolutamente con pari dignità. In questi giorni stiamo facendo la formazione ai nuovi studenti valutatori, e abbiamo avuto un bando chiuso da poco sul quale abbiamo ricevuto circa oltre 300 candidature. Quindi siamo molto contenti della partecipazione che c'è stata. Tutta questa settimana è stata dedicata a ricevere da noi in ANVUR tutti questi 300 studenti valutatori che poi verranno chiamati a partecipare alle diverse visite di accreditamento periodico da qui in avanti. Ci potrebbero essere degli esperti telematici. Gli esperti telematici sono utilizzati in occasione delle visite alle università telematiche o anche nel caso in cui nell'insieme dei corsi di studio scelti ci fossero dei corsi di studio integralmente o prevalentemente a distanza. Il loro compito sarebbe quello della valutazione dei requisiti aggiuntivi, come vedevamo nella slide prima, quella colorata, verde, rosso e blu, per le università telematiche, per i corsi a distanza, quindi i requisiti che riguardano la particolare modalità di erogazione della didattica, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista metodologico. Prima di dire questo, voglio dire, siamo in un momento, in una fase di ampliamento della platea degli esperti. Come dicevo, 300 studenti che sono stati formati in questa settimana. Per quanto riguarda gli esperti di sistema, abbiamo cominciato le prime visite con AVA 1 con una platea di circa 20 esperti di sistema, di cui 20 docenti e 10 non docenti, personale tecnico amministrativo, che ci hanno dato una grande mano nelle prime visite. Adesso siamo arrivati ad avere oltre 150 esperti di sistema di diverse discipline. Per quanto riguarda gli esperti disciplinari, abbiamo da poco chiuso un bando al quale si sono candidati e sono risultati idonei oltre 500 esperti disciplinari, di cui abbiamo già fatto la formazione nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Ecco, dicevo prima, questo è un modello di assicurazione che si nutre della condivisione, quindi è importante che la platea degli esperti sia più ampia possibile. Questo chiaramente induce dei problemi di difformità di giudizio. Più ampia la platea e più, diciamo, hai questo problema da affrontare. Lo affrontiamo attraverso una formazione iniziale, ricorrente, ciclica degli esperti della valutazione. Possiamo anche contare su una platea un po' più ristretta dei presidenti di CEV. All'interno della commissione, uno degli esperti di sistema, diciamo il più esperto tra gli esperti, assumerà il ruolo di presidente, che ha il compito di responsabile di tutta la procedura di valutazione. Il presidente è affiancato da un coordinatore. Ora, per i coordinatori, inizialmente abbiamo usato diversi modelli, a volte è stato un funzionario dell'ANVUR, a volte un esperto di sistema appartenente alla categoria del personale tecnico amministrativo, altre volte un collaboratore dell'ANVUR. Abbiamo da poco chiuso un bando, aperto un nuovo profilo degli esperti per questa attività di coordinamento, utilizzando le grandi competenze che si stanno formando nel personale tecnico amministrativo delle università. Anche nella vostra università ci sono diverse persone che hanno applicato, si sono candidate, hanno fatto la formazione in ANVUR e verranno utilizzate nelle prossime visite di accreditamento periodico, magari dal 2020 in poi. Ecco, questo un po' l'ho già detto. Gli esperti, l'elenco degli esperti, l'albo degli esperti è pubblico e consultabile sul nostro sito. Si diventa esperti rispondendo a degli avvisi pubblici. I candidati idonei vengono avviati a dei cicli di formazione, superati i quali poi vengono iscritti all'albo e vengono poi mano a mano inseriti nelle visite di accreditamento periodico con un principio di rotazione degli incarichi e sulla base chiaramente delle loro disponibilità e sulla base dei corsi di studio, quindi dello spettro, diciamo, disciplinare dei corsi di studio scelti durante e in occasione delle visite di accreditamento periodico. L'ANVUR viene, la commissione è affiancata anche da figure ANVUR. Nel momento in cui si compone la commissione, un funzionario dell'ANVUR assume il ruolo di supervisore della commissione, ovvero un po' il responsabile della procedura.
Ci sarà poi un collaboratore, o meglio una collaboratrice, perché sono tutte donne, che farà il referente della commissione. Ha un ruolo molto importante perché innanzitutto gestisce tutte le comunicazioni tra ANVUR e Ateneo, accompagna la commissione di esperti della valutazione in visita e si occuperà anche di tutti gli aspetti amministrativi e logistici legati alla visita, ma soprattutto si assicurerà che tutti gli esperti che verranno in visita si comporteranno secondo il codice etico dell'ANVUR e adotteranno la visione che l'ANVUR ha delle visite di accreditamento periodico, quindi assumendo sempre un atteggiamento collaborativo, una posizione di ascolto e comprensione e mai un atteggiamento ispettivo o di controllo, perché come dicevamo prima la visita è un momento di crescita per l'Ateneo, è un momento di collaborazione, un momento in cui appunto una commissione esterna viene qui e supporta l'Ateneo nei processi di miglioramento. Non è una visita ispettiva, non è un momento di controllo. Questo è molto importante ripeterlo. Ma quali sono le diverse fasi del processo di valutazione? Allora, la visita del credito periodico è già cominciata da qualche anno, quando una delegazione dell'Ateneo è venuta in ANVUR e insieme abbiamo fissato la data della visita. Ma formalmente il primo punto rilevante è la scelta dei corsi di studio e dei dipartimenti che saranno oggetto di visita. Più avanti vedremo qual è il criterio che legherà questo momento e questa scelta. La scelta viene fatta dal consiglio direttivo dell'ANVUR. Viene comunicata all'Ateneo almeno 5 mesi prima della data della visita. Quindi questo avverrà probabilmente, sicuramente entro il prossimo mese. Nel momento in cui verranno scelti i corsi di studio, si passerà alla definizione della commissione di esperti. Commissione di esperti che sarà comunicata all'Ateneo, innanzitutto per assolvere a requisiti di trasparenza. E poi perché nella composizione della commissione avremo cura di evitare qualsiasi possibile anche potenziale conflitto di interesse sulla base di un regolamento ben preciso interno dell'ANVUR, ma l'Ateneo potrebbe rilevare delle posizioni di conflitto di interesse che noi non siamo stati in grado autonomamente di rilevare, quindi in quel caso ce lo può segnalare. Una volta composta la commissione comincia a lavorare circa due mesi prima della data della visita, esaminando tutta la documentazione disponibile. Vedremo di quale documentazione stiamo parlando. Questa fase dura circa un mese. Allora, voi avrete la visita nella seconda metà di ottobre, quindi 2 mesi prima sarebbe la metà di agosto. Sappiamo che agosto non è un mese lavorativo, quindi vi chiederemo magari di predisporre tutta la documentazione e un po' prima, magari con un po' di anticipo, entro il mese di luglio. L'esame a distanza dura circa un mese. Al termine di questo mese la Commissione propone all'Ateneo il programma dettagliato di visita. È un programma che si costruisce insieme all'Ateneo, perché magari ci possono essere le esigenze di spostamento, perché viene un programma generale, esiste già e lo vedremo adesso a breve, ma il programma dettagliato viene deciso dalla Commissione dopo l'esame documentale, innanzitutto perché deve essere ritagliato su quello che è il modello l'organizzazione dell'Ateneo, e poi a seconda dell'esame documentale la Commissione potrebbe avere l'esigenza di approfondire uno piuttosto che un altro degli argomenti, quindi dedicare più tempo a uno piuttosto che un altro degli incontri. Il programma dettagliato sarà veramente molto dettagliato, con ciascun incontro ci sarà l'orario di inizio, l'orario di fine dell'incontro, gli argomenti che si intendono sviluppare in quell'incontro e le figure che si vogliono incontrare, quindi l'Ateneo dovrà aggiungere i nomi delle persone e i luoghi dell'incontro, e poi si può chiaramente modificare a seconda delle esigenze dell'Ateneo. Finita la visita in loco, che durerà nel vostro Ateneo 4 giorni, la Commissione avrà 60, tanto gli esperti andranno via, voi tirerete un sospiro di sollievo in quel momento, e da quel punto avranno 60 giorni di tempo per produrre una relazione preliminare. La relazione preliminare dettagliata, che conterrà tutte le valutazioni per ciascuno dei punti di attenzione che abbiamo visto nella slide precedente, non viene messa, in questo caso ancora l'ANVUR non entra, come dicevo, nel processo di valutazione. La relazione preliminare viene inviata al Rettore, che ne cura la diffusione al proprio interno, al fine di raccogliere eventuali controdeduzioni. Il momento delle controdeduzioni è un momento molto importante, perché le commissioni possono fare degli errori.
possono magari non considerare un documento che gli era stato proposto, e quindi questo è un momento in cui ovviare a eventuali errori commessi dalla commissione di esperti. Ricevute le controdeduzioni, la commissione avrà 30 giorni di tempo poi per produrre il rapporto finale. Il rapporto finale non viene immediatamente trasferito all'Ateneo, ma viene messo in questo caso a disposizione della struttura dell'ANVRU, del Consiglio Direttivo, che analizza i rapporti della Commissione, le controdeduzioni, tutta la documentazione disponibile, e produce un proprio rapporto sull'accreditamento periodico dell'Ateneo. Questo rapporto, prodotto e deliberato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, è l'unico segmento del processo di valutazione che viene inviato al MIUR in copia all'Ateneo e dopo reso pubblico sul nostro sito. Se andate sul sito dell'ANVUR trovate i rapporti di tutte le visite di accreditamento, non tutte quelle finora svolte, quelle concluse, ci sono tutte quelle con AVA 1 e ci sono già alcuni rapporti, 13 se non ricordo male, delle visite svolte con le nuove linee guida. Tra l'altro, ecco, uno dei rilievi delle raccomandazioni che ci ha fatto la commissione di esperti qua è quella proprio che non pubblichiamo il rapporto completo della CEB, ma a nostro avviso il rapporto e la relazione preliminare e finale della commissione sono uno strumento di lavoro per l'Ateneo. Sono molto dettagliate, anche con un linguaggio a volte anche un po' tecnico, quindi che sarebbe di difficile comprensione per un pubblico più ampio. Mentre il rapporto ANVUR è un rapporto, innanzitutto vuole essere rivolto a una platea appunto più ampia dei portatori di interesse, un linguaggio magari più fruibile, un executive summary in inglese, anche perché cerchiamo magari di essere anche aperti, come dire, a altri portatori di interesse. E sì, contiene tutte le valutazioni della Commissione, ma anche cerca di mettere in risalto quella che sono le peculiarità dell'Ateneo, le caratteristiche, la missione, il contesto in cui l'Ateneo opera. Abbiamo parlato di documentazione, no? Allora, la documentazione che le commissioni di esperti della valutazione analizzano è fondamentalmente quella che l'Ateneo produce normalmente nell'ambito del sistema di assicurazione della qualità, e magari annualmente rivede, monitora, aggiorna. Quindi sono elencate in questa slide, sono presenti anche nelle linee guida, questi sono i documenti chiave, diciamo così. Vari documenti di pianificazione, il piano triennale, statuto e regolamenti, il documento di gestione della performance, il personale tecnico amministrativo, il piano integrato della performance, chiaramente deve essere coerente con il piano strategico di Ateneo, cioè deve discendere dal piano strategico di Ateneo. E poi vedete tutti gli altri: relazioni delle commissioni, relazioni paritetica docenti studenti, relazioni del nucleo di valutazione. Alcuni documenti li vedete questi poi ci sono quelli del corso di studio, dipartimenti, ne parliamo. Alcuni documenti li vedete declinati al plurale, perché la commissione chiaramente si concentra sul documento più recente, però ha anche la possibilità di andare, come dire, a ritroso negli anni. Per esempio, per quanto riguarda le relazioni del nucleo di valutazione, avrà un accesso da parte nostra agli ultimi 3 anni delle relazioni del nucleo, anche perché potrebbe avere bisogno di avere una visione, come dire, prospettica di come l'Ateneo si sta muovendo, dei processi di miglioramento in atto. A livello di corso di studio, chiaramente le schede uniche annuali del corso, con i loro rapporti di riesame ciclico, la scheda di monitoraggio annuale. A livello di dipartimento, ecco, il documento, come dire, programmatico principe dovrebbe essere la scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, che però, come sappiamo, è ferma al 2013 per quanto riguarda l'attività di ricerca e al 2014 per quanto riguarda l'attività di terza missione. L'ANVUR già da tempo, da più di un anno, ha definito con un tavolo tecnico insieme al MIUR la nuova veste, diciamo, della scheda, ma per partire questa rilevazione ha bisogno di un provvedimento normativo, un provvedimento ministeriale, nemmeno un provvedimento normativo, che però ancora non vede luce. Quindi, diciamo, le università che stiamo visitando in questo momento si stanno attrezzando con dei documenti programmatici simili scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, sia a livello di Ateneo sia a livello di dipartimento, per dare conto appunto della capacità di pianificazione dell'attività di ricerca e dell'organizzazione del sistema di assicurazione della qualità sulla ricerca. Ecco, l'unico documento che invece viene chiesto all'Ateneo di produrre ad hoc per la visita è il prospetto di sintesi. Che cos'è? È un documento attraverso il quale
per ciascuno dei requisiti di sede, quindi l'R1, l'R2, l'R4A, l'Ateneo da un lato descrive il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascuno dei punti di attenzione di questi requisiti. Quindi fa un breve giudizio di autovalutazione. Dall'altro lato indica le fonti documentali attraverso le quali questo giudizio può essere riscontrato. È un documento molto importante perché, come dire, sia fonti documentali sia rispetto ai documenti chiave, sia rispetto a eventuali ulteriori documenti opzionali che l'Ateneo ritiene che le commissioni dovrebbero consultare. È molto importante, dicevo, perché è un documento attraverso la quale l'Ateneo stesso fornisce alla commissione di esperti una guida all'esame della documentazione. Dice: io su questo punto di attenzione credo di essere arrivato a questo punto, e lo potete riscontrare da questi documenti, fermo restando il fatto che poi le commissioni possono autonomamente rilevare ulteriori fonti documentali, magari dai siti di Ateneo, dai vari portali, e comunque le dichiarano. Esistono i documenti analoghi al prospetto di sintesi anche per i corsi di studio scelti e per i dipartimenti scelti, che sono identici a meno del giudizio di autovalutazione. Quindi anche lì l'Ateneo, se vuole, può fornire alla Commissione una guida per l'esame di tutta la documentazione disponibile. Poi se quel documento è già disponibile, scaricabile, allegato alle linee guida ANFOR, se lo vedete contiene già tutto il processo di valutazione, quindi c'è il giudizio di autovalutazione, l'indicazione delle fonti documentali, ed è uno strumento poi in cui la Commissione aggiungerà le fonti documentali autonomamente raccolte, il proprio giudizio, le conclusioni, l'analisi di tutte le fonti, perché le commissioni hanno il compito di leggere tutti i documenti che gli vengono proposti, e lì troverete poi la valutazione per ciascuno dei punti. Troverete la valutazione per ciascuno dei punti di attenzione. Nello stesso documento poi l'Ateneo potrà aggiungere le proprie controdeduzioni e la CEV dare le risposte alle controdeduzioni. Quindi è un documento che descrive già tutto il processo di valutazione e si compila mano a mano che il processo di valutazione prosegue. Allora, andiamo alla parte che forse è più di interesse in questo momento, i corsi di studio e i dipartimenti. Nel corso della visita vengono valutati a campione un certo numero di corsi di studio e di dipartimenti. Quanti è illustrato da questa tabella che trovate anche nelle linee guida. Gli Atenei sono divisi in classi di numero di corsi attivi. A seconda dell'appartenenza a uno piuttosto che un'altra classe vengono individuati il numero di corsi e il numero di dipartimenti che verranno scelti. Allora, in questo caso, quindi, nel vostro Ateneo verranno valutati 4 corsi di studio e 2 dipartimenti. Ora, si valuta un campione, dicevo, dei corsi di studio e dipartimenti. La valutazione non è tanto finalizzata a valutare quei corsi di studio e quei dipartimenti, ma a capire come il sistema di assicurazione della qualità viene interpretato a livello di corso di studio e di dipartimento, ovvero la domanda alla quale la commissione di esperti della valutazione deve rispondere è: il sistema di assicurazione della qualità funziona? Se funziona, è importante che capire come viene, se è efficace a livello appunto di corsi di studio e di dipartimenti, ovvero laddove l'attività di didattica e di ricerca effettivamente vengono erogate, vengono messa in pratica. Questa scelta, diciamo, è di pertinenza dell'ANVUR e avviene circa 5 mesi prima, appunto, entro il mese di aprile. Vabbè, questa slide vedete quello che è un po' la vostra offerta formativa: 37 corsi di studio, 22 di primo livello e 15 di laurea magistrale, di cui 3 a ciclo unico, poi corsi di dottorato, scuola di specializzazione, master, 6 dipartimenti, 4 nella sede di Varese, 2 nella sede di Como, e quindi questo porterà, come dicevo, alla scelta di 4 corsi di studio e 2 dipartimenti. Poi, con sistema di sedi, una università su 2 sedi, Varese, Como, e poi un'altra sede anche a Busto Arsizio, in cui c'è un corso di laurea in Biomedical Sciences. Ma ecco, importante dire qual è il criterio che legherà la scelta dei corsi di studio e dipartimenti. Non c'è, chiaramente, nelle linee guida non troverete un algoritmo di scelta, perché le variabili sono tante, non è possibile. Ma il criterio che lega la scelta è quello della rappresentatività. Chiaro, 4 corsi su quasi 40, non è semplice essere rappresentativi, ma si cerca di esserlo. In che senso? Nel senso, innanzitutto, delle aree disciplinari, quindi i 4 corsi di studio saranno di 4 dipartimenti diversi. La tipologia: triennali, magistrali, ciclo unico, quindi almeno un corso di studio per ciascuna di queste tipologie. Rappresentativi anche dal punto di vista della performance misurata dagli indicatori quantitativi. In che senso?
Allora, abbiamo detto uno degli obiettivi delle commissioni è quello di supportare l'Ateneo nell'individuazione delle aree di miglioramento. Quindi, funzionale a questo obiettivo sembra scegliere dei corsi di studio che dall'analisi degli indicatori sembrano presentare delle eventuali potenziali criticità per capire come il sistema di assicurazione della qualità si è comportato in presenza di eventuali criticità, cioè le ha rilevate, ha messo in atto delle attività volte al superamento di queste criticità, ne sta monitorando gli effetti. Ma un altro obiettivo non secondario è quello di elevare la qualità media di tutte le istituzioni universitarie del Paese e quindi evidenziare e mettere in rilevare, dare evidenza, evidenziare eventuali buone pratiche che vengono messe in atto dagli Atenei. E quindi funzionale a questo secondo obiettivo sembra essere invece corsi di studio che dall'analisi degli indicatori sembrano essere dei casi di successo, per capire quali sono le ragioni di questo successo, quindi evidenziarle, metterle a fattor comune perché magari possono essere esportate in altri Atenei con tutte le attenzioni del caso rispetto alle varie peculiarità. Quindi la rappresentatività poteva essere raggiunta scegliendo corsi di studio che dall'analisi degli indicatori si, come dire, raccoglievano intorno alla media, no? Corsi di studio che andavano mediamente bene o mediamente, insomma, medi. Invece la scelta è stata quella, forse secondo me più efficace, più rappresentativa, di scegliere corsi di studio che invece si collocassero nelle code della distribuzione, quindi casi di potenziale criticità, anche perché gli indicatori possono gettare una luce su alcuni aspetti, ma poi queste criticità bisogna capire se sono reali, se sono reali bisogna capire come farvi rimedio. E lo stesso cosa vale per i casi potenziali di successo. Chiaramente si tiene conto delle relazioni del nucleo di valutazione, come dicevo prima, della presenza di eventuali sedi distaccate, quindi probabilmente almeno uno dei corsi di studio sarà, cioè ci sarà almeno uno dei corsi di studio sulla sede di Como e almeno uno dei corsi di studio nella sede di Varese. Parlavamo del programma di visita e dicevamo che il programma di visita viene definito dalla Commissione dopo l'esame documentale, però il programma di visita generico è questo, nel senso il primo giorno si valutano gli aspetti di sede, il secondo e il terzo giorno i corsi di studio e i dipartimenti. Ah, ecco, mi sono dimenticato di dire, anche nella scelta di dipartimenti si applica lo stesso criterio, quindi probabilmente si sceglierà un dipartimento che dal punto di vista della valutazione della qualità di ricerca ha ottenuto buoni, se non eccellenti, risultati, accanto a un dipartimento che magari dal punto di vista della qualità della ricerca invece ha presentato delle eventuali criticità, anche qui per capire, no, come, cosa è successo nei due casi di studio. Quindi dicevo, primo giorno analisi della requisiti di sede, secondo e terzo giorno corsi di studio e dipartimenti, il quarto giorno sarà dedicato a una restituzione del Presidente e Rettore. Dicevamo allora, primo giorno la Commissione nella sua intera composizione analizza i requisiti di sede. Come lo fa? Intervistando gli attori principali dell'Ateneo, quindi sicuramente rettori, prorettori, ecco qui in questa slide, che è una slide generica, vedete didattica, ricerca, terza missione, ma c'è un prorettore all'internazionalizzazione, c'è un prorettore vicario, c'è un prorettore ai servizi per gli studenti, quindi è chiaro che per questo dico che il programma dettagliato viene ritagliato sul modello organizzativo dell'Ateneo. Sicuramente poi si sente il direttore generale, i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Senato Accademico, rappresentanti degli studenti e poi chiaramente gli organi e le funzioni relativi al sistema, funzionamento del sistema di assicurazione della qualità, quindi presidio della qualità e nucleo di valutazione. Le interviste funzionano con il sistema, metodologia delle interviste semistrutturate. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Commissione, già in fase di analisi della documentazione, prepara una traccia delle domande che intende rivolgere a ciascun interlocutore, anche perché i tempi sono molto, molto serrati e quindi ci deve essere una grande efficacia nelle interviste. Poi chiaramente a seconda delle risposte si può andare in un verso o nell'altro, ma ecco, è importante che tra l'altro poi il numero di persone che intervengono a ciascun incontro sia un numero non eccessivo, limitato, nelle linee guida diciamo massimo 8, ma poi se sono 9 o 10 chiaramente non è un problema, ma è importante che ciascuna persona che interviene durante l'intervista possa farlo in maniera attiva, partecipativa, rispondendo alle domande e potendo colloquiare con gli esperti della commissione. I giorni successivi sono dedicati, come dicevo, alla visita ai corsi di studio e ai dipartimenti, cioè
La commissione si divide in due, si dividerà in due sottocommissioni, ciascuna sarà coordinata da un esperto di sistema, composta da almeno due esperti disciplinari e da uno studente. E analizzerà i requisiti relativi, l'R3, requisito relativo ai corsi di studio. I dipartimenti verranno scelti in funzione dei corsi di studio e quindi la visita al dipartimento avverrà congiuntamente al giorno in cui viene valutato il corso di studio che afferisce a quel dipartimento. Eppure qui la valutazione si fa con delle interviste, incontrando i responsabili, i protagonisti del corso di studio e o del dipartimento, quindi sicuramente i docenti del corso, coordinatore, docenti di riferimento, il gruppo di riesame, il direttore di dipartimento o il presidente della scuola, se è implicata, voi avete una scuola di medicina, se non erro, quindi il responsabile dell'attività di didattica o di ricerca, se si sta anche valutando in quella stessa occasione il dipartimento, la commissione paritetica docenti-studenti, il personale tecnico-amministrativo, soprattutto quello di supporto al sistema di assicurazione della qualità del corso di studio del dipartimento, e c'è un momento di intervista con gli studenti. In questo caso non parlo di studenti rappresentanti, ma di studenti in aula. Quindi la commissione la mattina della visita sceglierà un'aula che purtroppo dovrà interrompere la lezione del docente per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, e sceglierà chiaramente degli studenti che abbiano raggiunto una certa maturazione all'interno del percorso formativo, quindi non studenti del primo, studenti del secondo, terzo anno, a seconda anche del corso di studi o del quarto o del quinto, se è un corso di laurea magistrale a ciclo unico. C'è un momento di incontro con gli stakeholders esterni, portatori di interesse, quelli che sono stati consultati nel momento di progettazione del corso o nelle consultazioni ricorrenti. Chiaramente in alcuni casi, quando si tratta di personale esterno all'Ateneo, se magari insomma, persone stanno anche lontane, all'estero, eccetera, si possono anche vedere di fare degli incontri in videoconferenza. Certo, l'interazione in presenza è sempre preferibile, ma chiaramente in questi casi non c'è problema. E c'è un momento poi di visita alle strutture, di didattica, se si sta valutando il corso di studio, ma anche strutture di ricerca, nel caso in cui si stesse valutando il dipartimento. L'ultimo giorno è dedicato ad una restituzione che il Presidente della Commissione fa al Rettore e a tutte le persone che il Rettore intende far convenire in quell'occasione. È una forma, è una prassi che viene utilizzata comunemente da tutte le agenzie di valutazione internazionali, è una forma di cortesia chiaramente, quindi il Presidente della Commissione nell'immediatezza della visita elencherà quelli che a parere della Commissione sono i punti di forza e le eventuali aree di miglioramento riscontrate appunto a caldo nell'immediatezza della visita. Allora, passiamo all'ultima parte di questa presentazione, illustrando quello che è il sistema di formazione dei giudizi. Dicevamo prima, l'oggetto di valutazione sono i punti di attenzione. Ora, chiederemo alla Commissione, farà un esame, come dicevo prima, un'analisi accurata di tutte le fonti che gli sono state proposte o che ha autonomamente rilevato, scriverà le proprie conclusioni e darà anche il proprio giudizio, quindi attribuirà a ciascuno dei punti di attenzione un voto da 1 a 10, quindi una scala diciamo, alla quale siamo un po' tutti abituati. Ecco. Ma la cosa, questo perché? Allora, innanzitutto dare un voto numerico, attraverso un voto numerico è possibile mediare tra situazioni, come dire, all'interno dello stesso indicatore, situazioni critiche e situazioni di successo, cosa che nelle precedenti linee guida non era possibile, perché se vi ricordate nelle precedenti linee guida a ciascun punto di attenzione veniva attribuito un giudizio qualitativo, c'era la A come prassi eccellente, B se il punto di attenzione era approvato, C se era condizionato e D insufficiente. E cosa succedeva? Supponiamo che avessimo un indicatore con 6 punti di attenzione. Se tra questi 6 punti di attenzione, supponiamo ce ne fossero stati 5 con B e uno solo con C, 5 approvati e uno condizionato, l'algoritmo di formazione del giudizio prevedeva che la valutazione sintetica di quell'indicatore fosse C condizionato, perché c'era una criticità. E questo come conseguenza dava che il contenitore C condizionato fosse un contenitore con un'estrema variabilità al suo interno, quindi racchiudeva situazioni molto critiche a situazioni con pochi elementi di criticità.
E questo, diciamo, so se dirlo in questo modo, prefiguravamo una visione un po', come dire, ingegneristica dell'assicurazione della qualità. Lo spiego meglio, un esempio. Il sistema di illuminazione di questa stanza. Se c'è anche un filo da qualche parte interrotto, la luce non si accende, quindi il sistema va segnalato come critico. Però certo, un sistema di istruzione superiore, un sistema un po' più complesso di un sistema di illuminazione, quindi si è deciso di avere un sistema di questo tipo. Cioè, se io all'interno dello stesso indicatore ho qualcosa forte positivo e in punti critici, se ho un 8 da una parte e un 4 dall'altra, la media fa 6 in quel caso, e quindi posso mediare tra situazioni più o meno critiche, sia all'interno dell'ateneo, eccetera. E poi, dando dei voti numerici, è possibile facilmente aggregare la valutazione partendo dai punti di attenzione a livelli sempre di dettaglio più aggregati, no? Con delle semplici medie aritmetiche. Ma un'altra cosa che voglio dire, se vedete la parte in basso di questa slide, punto di attenzione uguale 6, le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal punto di attenzione garantiscono l'assenza di criticità o il loro superamento in tempi adeguati. E ancora meglio, quindi un punteggio, diciamo, positivo, di sufficienza, può essere attribuito a un punto di attenzione per il quale esistono delle criticità, ma l'ateneo è stato in grado autonomamente di rilevarle, magari di mettere in campo delle attività volte al superamento, magari sta già monitorando gli esiti di queste attività. Quindi, siccome il compito della Commissione è quello di valutare il sistema di assicurazione della qualità, se l'ateneo dimostra al proprio interno di avere gli anticorpi per far fronte a eventuali criticità, questo già vale per una valutazione positiva. Poi, se per quel punto di attenzione si sono raggiunti buoni o addirittura ottimi risultati, il voto cresce fino a essere, poter diventare oggetto di una prassi meritoria, quindi qualcosa che quell'ateneo si fa bene da tempo, è ben strutturato ed è, come dire, possibile che sia esportabile anche in altri atenei e va messo in evidenza. Poi, vabbè, se in caso in cui la Commissione si trovasse di fronte a criticità più o meno gravi che l'ateneo non è stato in grado di rilevare autonomamente, allora in quel caso chiaramente il voto potrebbe diminuire e ci potrebbe essere un punto di attenzione approvato ma con delle riserve, quindi la CEP in quel caso esprimerebbe una raccomandazione, o addirittura in caso di criticità molto gravi una condizione, cioè qualcosa che l'ateneo deve fare e deve farlo in un tempo predefinito. Dicevamo, dando voti numerici si può aggregare la valutazione. I corsi di studio non avranno valutati, 4 valutati, non avranno una valutazione graduata secondo le fasce di accreditamento periodico che vedremo dopo, che dell'ateneo. Ma il rettore, l'ateneo, riceverà la scheda di valutazione dettagliata con tutti i punti di attenzione e le eventuali aree di miglioramento. C'è il caso, diciamo così, limite in cui la Commissione potrebbe proporre il non accreditamento per uno dei corsi di studio, diciamolo subito. L'obiettivo non è chiudere corsi di studio, chiudere sedi, l'obiettivo è spingere, aiutare e supportare il miglioramento. Ma nel caso in cui la Commissione si trovasse di fronte a una situazione tale da non garantire garanzie minime di qualità per gli studenti iscritti a quel corso di studio, potrebbe proporre non accreditamento. Nelle oltre 350, ci hanno detto finora, stiamo facendo la 59esima visita in questa settimana alla Sapienza. In tutti i corsi di studio valutati, oltre 350 finora, è accaduto una sola volta. Anche in quel caso, l'ateneo stesso ha deciso autonomamente di disattivare il corso di studi e di riproporlo l'anno accademico successivo come corso di studio di nuova attivazione, quindi riprogettandolo, riprogrammandolo e magari anche in quel caso offrendo agli studenti iscritti a quel corso di studio un servizio, un'offerta formativa, crediamo, di una qualità maggiore. Come si compone il voto finale? Abbiamo questi tre valori: il punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai singoli requisiti di sede, quindi l'R1, R2 e R4A, che pesa con 14 ventesimi, il punteggio medio ottenuto dai 4 corsi di studio valutati e il punteggio medio ottenuto dai due dipartimenti valutati, che insieme pesano, come vedete, 6 ventesimi. Ecco. Quindi una semplice media aritmetica ponderata, si arriva al voto finale. Ecco, da questa slide uno potrebbe dire, ma il punteggio dei 4 corsi di studio e dei due dipartimenti in totale pesa 6 ventesimi, quindi conta poco.
Ecco, non è così, nel senso che c'è una forte correlazione tra le valutazioni che si fanno nei corsi di studio nei dipartimenti e le valutazioni che si fanno nella sede. In altre parole, un sistema di assicurazione della qualità ben disegnato, ben progettato, con dei documenti eccellenti, ma che non viene effettivamente applicato laddove l'attività didattica e di ricerca viene effettivamente messa in pratica, è un sistema di assicurazione della qualità che rimane sulla carta e non funziona. Per dirla con le parole del rettore, va evitato qualsiasi approccio adempimentale e burocratico, cioè questo sistema deve effettivamente funzionare, deve essere un modello di gestione, forse anche un modo di pensare, l'esercizio appunto di un'autonomia responsabile. Quindi in questo modo comunque si arriva a un punteggio finale che poi gradua il giudizio secondo le fasce di accreditamento del decreto 6/2019. Quindi da questa slide capiamo che un voto finale superiore a 5,5 prevede un accreditamento pieno, ovvero di durata massima consentito dalla normativa vigente, ovvero 5 anni per la sede e 3 anni per i corsi di studio. Ecco, questa asincronia nella ciclicità, nella durata dell'accreditamento periodico è nel decreto legislativo 19 del 2012, quindi noi la prendiamo così, così com'è. Questo poi vedremo cosa succederà in caso di un accreditamento di questo tipo. Poi se il voto cresce si può essere collocati in una delle fasce di accreditamento pienamente soddisfacente o addirittura molto, molto positivo. Voti più bassi tra 4 e 5,5 presuppongono un accreditamento di tipo condizionato, ovvero di durata inferiore rispetto a quella massima prevista dalla normativa, quindi è una durata che si decide, la commissione insieme all'ANVUR decide per magari una durata di 2 anni o 3 anni o un anno a seconda della possibilità di superamento di tali condizioni in tempi predefiniti. Anche qui un voto finale inferiore a 4 presupporrebbe una chiusura, quindi la revoca dell'autorizzazione a rilasciare titoli di studio. Chiaramente è un caso di scuola, facciamo prima chiudere l'ANVUR che chiudere una sede, no, ma a parte le battute, è chiaramente un caso limite, cioè qualora, vedete, voto finale minore 4 vuol dire che ci sono praticamente criticità gravi praticamente ovunque, quindi siccome una situazione tale da non garantire livelli proprio minimi di qualità per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'istituzione. Allora, dicevamo, nel caso di un voto superiore a 5,5 c'è un accreditamento pieno, 5 anni per la sede, ripeto, 3 anni per i corsi di studio, quindi questo vuol dire che dopo 3 anni, ovvero alla scadere del periodo di accreditamento per i corsi di studio, occorrerà fare qualcosa. Questo qualcosa sarà un esame documentale da parte dell'ANVUR, in questo caso, che riguarderà i corsi di studio, le schede di monitoraggio annuali, le relazioni annuali del nucleo di valutazione, tutta la documentazione disponibile. Se da questo esame documentale non scaturissero criticità rilevanti, l'ANVUR estenderà il periodo di accreditamento dei corsi di studio equiparandolo a quello della sede. Nel caso in cui ci fossero delle criticità su uno, su due, su alcuni dei corsi di studio, qui parliamo di tutti i corsi di studio dell'Ateneo in questo caso, quindi non quelli valutati, in questo caso occorrerà verificare in loco attraverso una nuova visita, magari ristretta solo a quei corsi di studio e alle criticità eventuali di quei corsi di studio, per verificare attraverso una visita del luogo il superamento in tempi predeterminati delle eventuali criticità, eccetera. Nel caso invece di un accreditamento di tipo condizionato, supponiamo che l'ANVUR insieme alla Commissione decidano per un accreditamento di 2 anni per la sede e per i corsi di studio, anche qui dopo 2 anni occorrerà avviare un esame della documentazione prodotta, una relazione tecnica dal nucleo di valutazione che darà conto nel follow up della visita di tutte del superamento delle eventuali condizioni e raccomandazioni poste dalla commissione, quindi l'ANVUR esamerà questa relazione tecnica, gli indicatori quantitativi sia della sede in questo caso sia dei corsi di studio, e nel caso in cui si ritenessero superate le condizioni e raccomandazioni poste dalla commissione, si estenderà anche qui il periodo di accreditamento della sede e dei corsi di studio. In caso contrario, nel caso in cui non ci fosse evidenza del superamento di alcune delle condizioni poste dalla commissione, si verificherà attraverso una visita in loco, anche qui ristretta e mirata
alla valutazione del superamento di tali criticità eventualmente ancora sussistenti. Oh, questa è l'ultima slide della presentazione. Ho elencato in questa slide alcune delle criticità che in queste circa 60, dicevo oggi c'è la 59esima visita in corso, abbiamo un po' visto essere delle criticità comuni, ricorrenti. Uno, ecco, è legata, appunto dicevamo prima, Yerevan 2015 pone al centro la partecipazione degli studenti nei processi decisionali. Non è facile spesso convincere gli studenti a partecipare. Anche per quanto ci riguarda, no? Gli studenti nelle commissioni di esperti della valutazione è il contenitore che più spesso e più frequentemente dobbiamo rinnovare, perché gli studenti hanno questa propensione a laurearsi, propensione a ottenere titoli di studio, speriamo lo facciano in tempi sempre più brevi e con successo, e quindi è chiaro, no? Anche la loro partecipazione negli organi, nelle commissioni paritetiche va insomma rinnovata spesso, ma è quindi una criticità ricorrente. Innanzitutto quello che stiamo vedendo è che laddove gli studenti percepiscono l'efficacia della loro azione, cioè se vedono che le loro istanze vengono effettivamente prese in carico, allora partecipano con più determinazione, con passione, con impegno e anche in maniera molto efficace. Laddove invece percepiscono, per esempio, che compilare una scheda di rilevazione dell'opinione degli studenti è un mero adempimento burocratico, allora è chiaro, non perdono troppo tempo perché hanno altre cose da fare, devono studiare, devono appunto impegnarsi nella propria carriera accademica, devono laurearsi. Quindi ad esempio, gli studenti che partecipano negli organi di governo, nelle commissioni paritetiche, nei nuclei di valutazione, ricevono una formazione? Cioè nel momento in cui entrano in una commissione paritetica sanno cosa stanno facendo? Nel momento in cui compilano una scheda di rilevazione dell'opinione degli studenti, hanno conoscenza di qual è l'importanza di questo atto? Gli esiti delle rilevazioni dell'opinione degli studenti vengono effettivamente prese in carico? Qui è l'Ateneo che deve impegnarsi in questo fronte. Come dice, qui arriviamo alla seconda, non efficace utilizzo delle opinioni degli studenti. In alcuni casi vediamo che magari chi ha il potere di decidere sui corsi di studio non ha informazioni a livello di dettaglio tale da poter intervenire. Un altro dei punti di attenzione, diciamo così, di miglioramento, di eventuale miglioramento e di eventuale criticità che stiamo vedendo è quello del funzionamento dei diversi organi, no? All'interno c'è il nucleo di valutazione, il presidio della qualità, le commissioni paritetiche docenti e studenti. Ecco come c'è una chiara attribuzione dei ruoli tra questi organi, funzionano, effettivamente dialogano tra loro, c'è un modello, diciamo, che li mette in relazione. Un'altra delle criticità ricorrenti riguarda le schede degli insegnamenti. Allora, uno dei punti, le linee guida sono molto vaghe su molti aspetti, su questo punto sono chiarissime. Dice, gli studenti devono sapere come verranno valutati, con quali modalità, e le linee guida si spingono a dire anche con quali criteri di valutazione e con quali criteri di graduazione del voto. Noi nelle linee guida non abbiamo chiesto questo, non siamo arrivati fino a questo punto, ma almeno gli studenti devono sapere come vengono valutati, e in generale devono sapere nel momento in cui affrontano l'insegnamento quali sono le competenze e le conoscenze che devono avere per affrontare l'insegnamento, quali sono le competenze e le conoscenze che acquisiranno attraverso quell'insegnamento, quindi attenzione ai syllabus, cioè in genere. E poi ecco l'ultima criticità di quest'ultima parte di questo slide, a volte vediamo dei prospetti di sintesi compilati in maniera autocelebrativa. Allora, saper rilevare le eventuali criticità al proprio interno è il primo motore del miglioramento. Quindi qui non si tratta di, come dire, nascondere la polvere sotto al tappeto, ma perché, come dicevo prima, se un'eventuale criticità l'Ateneo dimostra già di averla rilevata e dimostra di avere gli anticorpi per far fronte all'eventuale criticità, già questo è un fattore importante, che vuol dire che il sistema di assicurazione della qualità di quest'Ateneo funziona. Grazie.